29 agosto, siamo alla fine di questo agosto melitese con il sindaco Giuseppe Meduri, il sindaco di Merito Portosalvo. Allora, un agosto intenso, notte bianca, Cavallaro, 29 di agosto, Miss Mondo qui a Piazza Stazione. Sì, non sono solo questi tre eventi, abbiamo fatto un, diciamo, quanto era nelle nostre possibilità. Cavallaro, la notte bianca, sono state due magnifiche serate. Concludiamo con Miss Mondo, diciamo un evento aggiunto alla programmazione già fatta. Abbiamo avuto due serate del Palearizza, Brunella e Pentidattilo. Pentidattilo che ha chiuso il Palearizza con la migliore serata, la serata più riuscita tra le 19 serate del Palearizza, se non vado errato. Questo ci è stato riconosciuto per fare, lanciare un messaggio a chi pensava che la serata conclusiva del Palearizza fosse una manifestazione collaterale e un contentino tanto per. Non è così. Siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare, siamo contenti soprattutto per quanta gente siamo riusciti a coinvolgere e attrarre, per i sorrisi e il divertimento che siamo riusciti a regalare. Ma non è solo, diciamo, il nostro pensiero non è rivolto soltanto alle manifestazioni estive, e abbiamo dovuto anche scontrarci con la realtà quotidiana, con tutte le problematiche che abbiamo. Quindi a chi dice che pensiamo soltanto alle manifestazioni estive, diciamo che evidentemente agli occhi chiusi, e questo volevo semplicemente dire. E poi punti di vista, Merito per noi doveva ripartire e soprattutto con la notte bianca, con il concerto di Cavallaro. Abbiamo voluto lanciare un messaggio che Merito deve ripartire e recuperare quella dignità, quell'orgoglio, quella visibilità e vivibilità che aveva smarrito. Ecco sindaco, volevo dire, sono positive, quello che la gente dice è positivo, perché mai tanta gente a Merito, è una città che era da alcuni anni un po' morta, adesso la nuova amministrazione ha pensato di far rivivere, rinascere queste manifestazioni estive, soprattutto nel mese di agosto, si è fatto tanto, tanta gente ha girato a Merito, è importante anche per l'economia, e poi parliamo delle problematiche. Ma chiaramente se c'è gente gira un po' l'economia, noi abbiamo visto e ci fa piacere che alcuni negozi nella notte bianca hanno dovuto regolare l'ingresso, non era mai capitato a Merito nei propri negozi, l'ingresso nei propri negozi, non era mai capitato a Merito, speriamo che ci siano tante. A chi ci dice che non bisogna fare più la notte bianca perché non ha potuto dormire fino alle 4 di mattina, noi diciamo che, e abbiamo già parlato, diciamo con qualche accenno, sicuramente con il mio assessore, ci siamo con Patrizia Crea che stasera è assente perché è fuori provincia, e ha teso fare un fine settimana e giusto perché ha lavorato tantissimo, così come ha lavorato tantissimo tutta la squadra e tutti i consiglieri che ringrazio per quello che hanno fatto, così come il ringraziamento va esteso a buona parte, non a tutti, ma a buona parte dei dipendenti comunali, al comando dei vigili urbani e soprattutto ai ragazzi della protezione civile come volontari, un ringraziamento a voi, alle forze dell'ordine, carabinieri, e che ci sono veramente, stiamo facendo sinergia, ci stiamo, diciamo, confrontando su tutte le problematiche quotidianamente. Io oggi pomeriggio sono andato a trovare col comandante di stazione la ragazza rom di cui si parlava stamattina sui giornali e volevo registrare un fatto: al comune non è pervenuta alcuna domanda di aiuto, al comune è pervenuta una domanda di cambio di residenza per questa ragazzina, e io ho fatto notare al comandante che l'abitazione in cui abitano i genitori con questa bambina è uno dei migliori immobili che abbiamo affidato, è un immobile più che dignitoso. Quindi all'Opera Nomadi che ci sollecita un cambio di abitazione, condizioni precarie e igienico-sanitarie di quell'immobile, abbiamo fatto notare con un sopralluogo congiunto che non è così e abbiamo ricevuto dall'Opera Nomadi le scuse. Quindi le previsioni anche in questo futuro, autunno-inverno, diciamo, le previsioni sono che l'amministrazione comunale ci regalerà ancora qualche altro evento. Sì, mi è sfuggito di dire, noi già abbiamo pensato che sicuramente ci sarà la notte bianca anche
o più di una notte bianca, forse faremo due serate diciamo nel periodo natalizio. Sicuramente il prossimo anno ci sarà, abbiamo già pensato di farne una ogni inizio mese, partendo dal mese di maggio, per far sì che Merito veramente possa riscoprire gli antichi splendori, diciamo. Deve avere quello scarto d'orgoglio che onestamente sta avendo con tutte le difficoltà che abbiamo. Noi purtroppo è da tre giorni che ci siamo scontrati per l'ennesima volta e abbiamo dovuto subire, se lo possiamo definire tra virgolette, un disservizio, e così è stato, da parte di ASED, che lamentava di non avere i soldi per il gasolio. Non è assolutamente così, io l'ho detto in consiglio, lo ridico, ci sono le carte che parlano. Noi con l'amministrazione Merito nel cuore, con Peppe Meduri sindaco, sindaco di tutti, sindaco di Merito, che piaccia o non piaccia, perché ancora molti continuano a pensare che siamo in campagna elettorale, le elezioni sono finite. Chi pensa che il 25 di settembre ci possa essere la ferrora fine a questa amministrazione si sbaglia di grosso. Il 25 ci sarà la prima puntata che noi che aspettiamo con estrema fiducia e con le spalle abbastanza forti e larghe. Siamo tranquilli, sono gli altri che non sono tranquilli, sono gli altri che continuano a buttare tanto fango e a discreditare. Gli articoli di oggi, gli editoriali, molti editoriali di oggi ci lasciano, diciamo, un po' la marabò in bocca, sanno un po', diciamo, non voglio dire altro, però la verità non sta mai da una sola parte. Non è vero che noi spendiamo i soldi e non li diamo alla ragazza nomade che ne ha bisogno. Intanto la ragazza non ha fatto, la bambina per il tramite dei genitori non ha fatto domanda. Ha avuto il contributo l'anno scorso e prestiamo attenzione. Con ASED fortunatamente oggi ritorniamo al problema spazzatura. Io ritornerò con un'adeguata conferenza stampa, se non con un consiglio, forse anche con un consiglio comunale aperto, per definire una volta per tutte, mettendo un punto, questo disservizio non si deve più creare. Noi eravamo pronti, io l'avevo detto in consiglio comunale, eravamo pronti a dare indicazioni diverse, perché chiunque esplede servizio viene pagato, quindi o lo fa ASED o lo fa un'altra ditta, la cittadinanza avrà sempre un costo. Quindi se un costo ha, o lo fa ASED o per noi lo farà un'altra ditta. Quindi mai più ricatti, se così si possono definire, ricatti tra virgolette, mai più questi disservizi. Noi, io l'ho sempre detto, c'è una mia vecchia mozione, mi sembra nel 2007, chi lavora nel caso era ASED ed è giusto che venga pagato, ma chi è pagato per fare un servizio non lo può interrompere ad uso e consumo. C'è una doppia missiva di ASED, trasmessa anche in procura da parte sua e all'arma dei carabinieri. Ci sono alcuni passaggi che dobbiamo obbligatoriamente chiarire. Peppe Meduri non è il soggetto che pensa A, dice B e fa C, è scritto in entrambe le mail e ci stanno tante altre cosette. Io non sono un soggetto che mi faccio consigliare e che a secondo qualcuno o che mi indirizza male e altre cosette che verranno fuori, che è giusto che debbono essere fatte per ricorare, perché non intendo essere mortificato o offeso da chiunque. Nella fattispecie chi mi ha, diciamo, offeso Peppe Meduri, non Peppe Meduri, Peppe Brunella, ma il sindaco di Melito, e mi ritengo offeso, è stato l'amministratore unico dell'ASED, Saro Azzarà, e carte alla mano riesco a dimostrare quello che sto dicendo. Per me è così, ha detto tante cose che non sono veritiere in quella lettera e tante cose che a me non stanno bene, quindi metteremo i puntini sulle i. Ecco, oltre al, per chiudere, sindaco, poi lasciamo andare a vedere lo spettacolo, oltre alla problematica della raccolta rifiuti, qualche altro piccolo problema per quanto riguarda il comune di Merito? Siamo 29 agosto, a pochi giorni dall'inizio delle scuole. Io vi invito, anzi vi esorto a fare un giro per le scuole, vedete un attimino come noi abbiamo ereditato le scuole.
il 15 di settembre, insomma, le scuole erano un po' come era questa, come era piazza, sono oggi come era piazza Stazione al momento in cui abbiamo vinto le elezioni noi. Le scuole erano così come erano i cimiteri, le scuole, diciamo il controllo dello spreco dell'acqua, la risoluzione della tematica, della problematica del 40% che stiamo pagando come penale per l'illuminazione pubblica. Il 40% equivale, per essere chiari, a circa 600.000 euro. Quindi sono numeri grossi per merito, non sono. Pensate che noi, per esempio, abbiamo messo, qualcuno ci dice sì, ma a fine agosto avete fatto l'illuminazione del rione Marina a mare, meglio tardi che mai. L'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta con le nostre forze, con noi operai. Avremmo potuto tranquillamente darlo a una ditta esterna. Non vi dico quanto abbiamo risparmiato o non vi dico quanto non abbiamo sprecato. Sicuramente con quello che abbiamo risparmiato possiamo fare tante altre cose. Viaggiamo con le riparazioni, con i nostri mezzi, diciamo mezzi, l'unico mezzo che abbiamo per movimentare gli operai del comune è un camion che oggi per esempio è ricoverato da una settimana, quindi già lunedì mattina per spostare gli operai facciamo salti mortali, non mi vergogno di dire, qualche volta li ho accompagnati pure io, spesso utilizzano i mezzi propri per spostarsi e recarsi al lavoro. Un grande grazie, e dire poco è riduttivo, a chi sta collaborando con noi. Lo diciamo che abbiamo chiesto un'inversione di rotta a 360 gradi, molti ci stanno seguendo, chi non ci seguirà avrà vita dura. Abbiamo fatto il bando per il nuovo segretario, abbiamo registrato per esempio che non c'è stato alcun piano ferie, è da anni che non c'è il piano ferie, quindi per noi il segretario doveva sovrintendere su questo, così come il funzionario del personale. Non è stato così, ad agosto tutti volevano andare in ferie, molti ci sono andati, ma non funziona così, non può essere e non deve essere così. Il piano ferie deve essere cadenzato e concordato per non creare disservizi. Abbiamo denunciato, lo facciamo ancora oggi, che a novembre 2014 c'è stata una rateizzazione di un debito del comune, una cartella esattoriale per 366.000 euro, la rateizzazione di 5.300 euro al mese è stato pagato solo il mese di novembre, dopodiché non c'è traccia nel bilancio, non c'è traccia sulle nostre pratiche in comune, non sappiamo come è potuto succedere questo, ma è successo. Sicuramente chiederemo il conto e chiederemo il conto su tante altre cose che stanno emergendo, e forse anche per questo stiamo dando fastidio. Ne stiamo dando fastidio a tanti. Siamo partiti con il controllo dell'acqua, abbiamo denunciato 6 persone in un solo controllo, non sarà il solo controllo, intendiamo farne tanti altri. Superata l'emergenza estiva, perché eravamo, voi vi ricordate le problematiche dell'acqua, quest'anno diciamo che abbiamo sofferto e hanno sofferto i cittadini molto meno disagio rispetto a tutti gli altri anni, ma perché forse c'è stata qualche po' di attenzione in più, c'è stato chi si è speso in più, c'è stato chi come me e come la mia squadra forse il pomeriggio anziché dormire 2 ore ne dorme 30 minuti, e chi come me pur andando a letto alla mattina alle 2, all'una e mezza, la mattina la sveglia suona e suona di buon'alba. Quindi io vi dico, rinnovo per il vostro tramite dell'aiuto a starci vicino, a collaborare con noi, perché se facendo squadra si può crescere. Chi continua a voler buttare fango sicuramente rimarrà sempre più emarginato, può gridare in più ma alla fine si stancherà e deve prendere atto che ha gridato, ma inutilmente, perché noi abbiamo le spalle larghe, perché a fianco a noi giorno dopo giorno c'è tanta gente che si sta avvicinando e ci sta incoraggiando. Io, è stato bellissimo stamattina, appena mi sono svegliato ho acceso il telefonino, era una signora che sta vicino alla villa e dice: sindaco, ti volevo ringraziare, ieri sera tornando a casa ho notato che le luci della Marina sono state riattivate, ma non è solo il rione Marina, è chiaro che domani protesterà quello magari del Lacco di Musuponito o di Annà. Pian pianino, col tempo,
con la dovuta accortezza, perché non sprechiamo un centesimo. A chi dice che facciamo solo sagre, a Sagra do Bibichino o altre sagre, voglio invitarlo, e lo invito per il vostro tramite, a venire a prendere le carte del comune. Nelle sagre noi abbiamo dato zero centesimi, abbiamo soltanto dato il gratuito patrocinio. Questo è per intenderci, quindi prima di aprire la bocca bisogna quantomeno avere l'accortezza di saper leggere o di voler leggere le carte. Noi li mettiamo a disposizione di tutti. Bene, sindaco, grazie per il suo intervento. Adesso ci godiamo questo spettacolo questa sera. Le previsioni di domani. Le previsioni di domani. Sempre forza Juve. Grazie, sindaco. Buon lavoro. Grazie a voi.